State buoni, un minuto prima volevo fare i ringraziamenti. Grazie quindi ai ragazzi che hanno commentato con l'hashtag Simulacra 2, tra parentesi arriverà il terzo episodio, che sono Isola delle Rose TV, Ginger Fox, Orchidiana, Barbara Pirelli. Grazie per esserci con me nei bei tempi e nei cattivi tempi, soprattutto nei cattivi. Vi lascio al video. Allora, sono molto contenta perché dopo tutte queste uscite, tra virgolette, di fondotinta luminosi, finalmente è uscito in commercio un Vi rendete conto che adesso devono suonare la campana? Posso parlare, campana? No. Grazie. Ok, finalmente è uscito un fondotinta nuovo per pelli sebacee. Sono molto contenta perché solitamente tutte le opzioni che ci sono per pelli miste grasse sono di fondotinta comunque più coprenti. Un fondotinta che invece non è così è il Dior Backstage Face and Body, e di questo qui ve ne ho parlato nei miei preferiti del 2019. All'inizio ero molto spaventata perché diceva di essere luminoso. In realtà questo fondotinta si setta sulla pelle, cioè non si muove. È un fondotinta a bassa coprenza dall'effetto molto naturale, è adatto secondo me a pelli grasse barra miste. Io mi chiedevo, ma l'unica alternativa che ho per una pelle naturale ma comunque uniformata costa davvero 40 euro? L'Oreal se n'è uscita con questo fondotinta qui, che tra poco credo che arriverà in Italia, che è l'Infallible 24 ore matte cover. Nei claim di questo dice di essere naturale ma matte, il che mi ha ricordato moltissimo il Dior. Per questo motivo oggi volevo metterli a confronto. Questo vi ricordo da non confondere con il vecchio L'Oreal Infallible 24 ore matte. Io mi chiedo, sono veramente uguali? Francesca, voi vi chiederete, perché non ti metti questi cavolo di fondotinta addosso? Voi vi chiederete perché hai tutti questi fondotinta. La mia missione è trovare un fondotinta perfetto su una pelle, diciamo, un pochino sofferente, che è una cosa che sinceramente non vedo tantissimo su YouTube. Voglio vedere come sono su una pelle con pori, cicatrici. Al momento non ho nessun brufolo tra virgolette attivo. Tutte le macchie che vedete sono purtroppo cicatrici con le quali devo convivere perché non ho i soldi di farmi un trattamento laser. Mi serve un fondotinta che non vada ad accentuare queste cose. Il Dior è perfetto per me, però veramente ogni volta devo sganciare 40 pound. Vediamo se il fondotinta da 10 pound di L'Oreal può fare la stessa cosa. Se avrò la faccia di due colori diversi, perdonatemi. Scusatemi, vi ho avvicinati, prima cosa. Seconda cosa, mi ero accorta che di nuovo la luminosità era a palla. Non so perché questa macchinetta mi gioca questi scherzetti. Così potete ben vedere. Come primo primer vado ad utilizzare il Bare With Me di NYX Professional Makeup. Lo so che non lo direste mai, ma io le sopracciglia le ho già fatte. Se volete sapere perché mi faccio le sopracciglia così, vi dovete andare a vedere il video dei miei preferiti del 2019. Scusatemi se guardo costantemente di là, ma è l'unico specchio, tra virgolette, che ho. Ragazzi, questo primer è la cosa migliore del mondo. Utilizzo i primer che uso di solito, perché comunque voglio testare questo fondotinta come faccio tutti i giorni. Non voglio pensare, ma se ci avessi messo il primer sarebbe stato meglio. Voglio pensare che il fondotinta che ho preso funziona con i prodotti che ho e con cui mi trovo bene. Vado con l'Urban Decay Optical Illusion. Basta, non c'ho più pori ma c'ho altro primer. Che stavo dicendo? Vado prima con il Dior Backstage. Essendo che questo fondotinta è molto liquido, preferisco stenderlo con il pennello perché la spugnetta se lo mangerebbe. E poi con un pennello per fondotinta angolato. Questo è il... ve ne frega qualcosa? Se ve ne frega ve lo dico, se no no. 103 Defined Buffer. Allora, parto dal centro del viso o in generale dalle aree un pochino più problematiche. Come vi ho già spiegato nel video dei preferiti del 2019, madonna, mi sto facendo venire il latte alle ginocchia da sola. No, non cascare che poi sono 5 euro di fondotinta, eh. Cambio un secondino pennello per andare in questa zona qui. Questo qui è il risultato del fondotinta di Dior. Vi zoom un pochino tra poco. Io penso che la differenza oggi si veda, voi che dite. Come vedete il finish è molto naturale. Vi zoom, va bene? Calmi, però. Adesso vedi come YouTube mi demonetizza per questi zoom. Qui la pelle è molto più uniformata, eccetera. Il finish è naturale. E non vi annoierò con i soliti discorsi. Proviamo il fondotinta di L'Oreal. Basta adesso. Allora, se sentite, quello di Dior è proprio liquido. Si sente, come dire, il liquido
che fa su e giù. Invece questo qui di L'Oreal, forse perché è pieno, forse perché no, è così e basta, non so come spiegarlo, non si sente rumore. Quello che intendevo era solamente che toccandolo dal tubo sembrava più denso di quello di Dior. Tutto qua. Non è chiaro neanche così, vero? È più pastosino. La consistenza, ragazzi, mi ricorda un sacco il vecchio. Visto che è un fondotinta mattificante, vado subito, subito, subito a stenderlo col pennello perché altrimenti mi si asciuga, già lo so, e poi non lo riesco più a sfumare. Scommettiamo? Sulla fronte ne ho già messo una barca, infatti ho fatto una gattina. Vediamo se è ancora movibile come prodotto. Qui non vado a tirare troppo sul centro perché non voglio disturbare il primer lissante. Però secondo me ne ho già messo troppo, eh. Sapendo la consistenza cercherei di metterne di meno e forse lo stenderei con la spugnetta. I colori non sono tanto diversi, sono proprio contenta. E com'è sta furbizia che ho fatto? Scusatemi questa ripresa molto 2008, però come vedete questo fondotinta si ossida. Prendete almeno mezza tonalità più chiara. Wow, i finish di entrambi i fondotinta, ragazzi, sono molto molto simili. Questa è la mia spugnetta del set che ho preso con EcoTools, che adoro. La vendono su Amazon. Vi lascio il link qui sotto se vi serve una spugnetta. Si sono già asciugati entrambi i fondotinta, infatti sulla spugnetta non c'è praticamente niente. Vi faccio vedere anche il lato L'Oreal, scusatemi. Questo qui è L'Oreal. Non fate caso che ho il naso storto, per favore. Concentratevi sul fondotinta e non sul mio naso. L'Oreal. Qui è Dior. Wow, secondo me sono similissimi, ragazzi. Cioè, sto guardando anche io dal monitor e dallo specchietto. Il L'Oreal mi si sta un po' più già infilando nelle rughette di espressione qui. Per il resto, secondo me, entrambi i fondotinta hanno lo stesso finish. Nessuno dei due che mi evidenzia i pori, nessuno dei due che. Cioè, figo. Allora, qui ho la pelle un po' secca, infatti tutti e due i fondotinta chiaramente lo stanno un pochino evidenziando, per quello ne ho messo poco qui in mezzo. Io direi di provare come ci vanno sopra, correttore, bronzer, eccetera, eccetera, e poi. Wow, potrei non dover spendere più 40 euro. Un consiglio che vi do è sempre quello di aggiustarvi il fondotinta con il calore delle dita sui lati del naso, perché se no vi fa fondotinta city. Io scioccata! Madonna! Proviamo correttore tutto lo shablam. Oddio, ma perché sono così gialla in monitor? Spero di poterlo aggiustare in editing. Questo è il Sultan de Chanel. Per non disturbare la coprenza, che mi sembra che tutti e due abbiano più o meno la stessa, vado a tamponare invece che a strisciare, perché se no ci famo le strisce. Su Dior già lo so che funziona, sul L'Oreal ecco qui l'effetto. Prega, sono uguali! Se avete altri prodotti che volete che io provi, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Chiaramente non ve ne uscite con 100 euro di fondotinta perché vi dico un attimo no. È uguale da tutte e due le parti, sto impazzendo! Sono troppo contenta! Vorrei dire ai brand che non tutte le pelli grasse hanno bisogno di una coprenza altissima. Quindi per favore, ve ne potete uscire con più fondotinta tipo questi? Io volo. Sto volando! C'è come un pochino la pieghetta qui, però sapendolo. E il fondotinta di L'Oreal mi sta evidenziando leggermente più secchezza da questa parte del naso rispetto a quello di Dior qui. Però, cioè, sapendolo, la prossima volta uno si idrata un pochino di più quella zona, voglio dire, non è niente di allucinante. Mamma mia, che meraviglia! No, vabbè! Vi giuro che dal vivo non sembra che mi sono messa due fondotinta diversi. Non so dalla telecamera voi cosa vedete, ma non sembra per niente. Vado a mettere il Magic Star Concealer. Finisco sempre di sfumare con il ditino. Non so se è il mio contorno occhi che è secco o se è il correttore di Jeffree Star che non si mixa benissimo a quello di L'Oreal. Qui ha tolto completamente la coprenza, la vedete questa macchia che non si vedeva prima? Niente di grave però, se avete il correttore di Jeffree Star, giusto per farvelo sapere. Ora prendo un pochino di Laura Mercier e vado a settare solo qui perché voglio vedere quanto dura questo coso.
prima di andare a palate sulla cipria nei pori, metto questo blush in crema di MAC Bambù. Mi piace molto, mi piace tanto tanto. E vediamo se disturba il fondotinta. Spugnetta. Si sono identici. Mi sbaglio, lo state vedendo anche. Ho le allucinazioni? Ho le allucinazioni o abbiamo trovato un dupe? Vado con l'illuminante liquido di NYX. Questo è la Way We Glow nella shade Crystal Glare. L'ho detto talmente tante volte sul mio canale che ormai non è andato a rimuovere il fondotinta da nessuna delle due parti. Scarico l'eccesso di cipria sulla mano e mi muro viva. Questa è una cosa che faccio e farò per tutta la vita sui miei pori. Sto volando! Non ho fumato niente, se ve lo state chiedendo. Non cambia niente! Non cambia niente! Ok, ho finito di truccarmi. Le sopracciglia sono quelle che sono. Ce l'ho su da 12 ore. Direi che è un buon risultato perché sono cementate qui, grazie a Benefit. Per il trucco occhi ho usato il mio bronzer di Astra XXL, ma giusto tipo qui per mimare una specie di eyeliner che è molto molto sfumato perché... La dermatite ce l'ho tutta qui sopra. L'illuminante Opal di Becca, che come vedete è quasi andato, poverino. L'Infallible Gel Crayon di L'Oreal. E la matita di Sephora Long Lasting Kohl Pencil in 07 Infinite Beige. E sulle labbra l'Hypnotize 14 Gypsy di Astra. Come mascara questa combo, che secondo me è esplosiva, però sono esplosivi solamente insieme. Il mascara di Mulac, il Gentleman. Mi piaceva tantissimo tempo fa, adesso non mi convince più, è pure il terzo che compro. E lo Spink Eyes di Cosmify di Adriana Spink. Insieme sono fantastici, da soli ne dubito, però hanno un bel effetto insieme, devo dire la verità. Ma questa cosa è sui fondotinta, non sui mascara, voi che ne dite? Secondo me sono uguali. Adesso voglio vedere un pochino quanto durano sulla pelle. Vedremo anche se mi resistono perché io ho una pelle molto oleosa. E niente, io vado ad editare e vediamo chi resiste di più tra questi due fondotinta. Certo, non li porto per 24 ore. Ricordatevi i lati, L'Oreal e Dior. Allora, i fondotinta mi sembrano uguali. Sto provando, ecco, così vedete la mia pelle proprio com'è. Comunque, non posso farvelo vedere con la luce naturale perché in Inghilterra non c'è luce naturale, ok? L'Inghilterra è il paese dei vampiri. Ci vediamo fra un po'. Allora, questa è la situazione dopo 2 ore. Uguali. Io sono scioccata. E che vi dico? Non ho niente da dirvi, mi sembrano ancora una volta identici. Non li ho ritoccati con la cipria perché altrimenti non avrebbe senso. Comunque questa oleosità per me è normale. Soprattutto adesso che è sera e che non ho messo la Niacinamide di The Ordinary sulla faccia. Mezzanotte e mezza, quindi. Fondotinta test di notte? Assolutamente sì! 1:32. Sono scomparsi tutte e due simultaneamente dal mio mento, però quella sinceramente è una cosa che succede. La fronte. Come vedete sulla fronte, non si sono andati a mettere sulle rughette di espressione che con i peggiori fondotinta mi si mettono qua. Il fondotinta di L'Oreal mi si è un po' messo in questa pieghetta qua. Quello di Dior no, però sinceramente cioè neanche si vede. E se mi guardano da così vicino abbiamo un problema. Sono le 2 e io ho tanta 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 voglia di struccarmi. Da entrambe le parti sono oleosa sinceramente allo stesso modo. Il bronzer è rimasto uguale. Sulla fronte la situazione è migliorata perché era un po' secca e quindi gli oli naturali mi hanno aiutato. Ho fatto bene a non mettere illuminante perché brillo di luce mia. Per me io non ricomprerò il fondotinta di Dior, che è questo qui. Dov'è il punto se non risparmio? Cioè, se ve lo trovate davanti ve lo consiglio assolutamente. Non prendetela come una recensione, io non sono una beauty guru, penso solamente che conosco molto bene la mia pelle. Fissata con i fondotinta, se voi mi chiedeste lo prendo o no, vi direi sì. Se avete pelle mista grassa, se avete pelle secca, vade retro satana. Per il momento buonanotte, cioè no per il momento, pure questa notte proprio buonanotte, va. Se avete visto il video fino alla fine, l'emoticon di oggi è un pesce, non so perché. Ciao. Lo vado a mettere sulle rughe della fronte. Ci abbiamo il Tigri e l'Eufrate qua sopra. Livello di spreco oggi, 1 euro di primer. Sempre meglio dei 5 dell'altra volta. Per quanto riguarda il trucco oggi. Il trucco occhi oggi. Sembra la mia pelle, ma sembra la mia pelle figa. Dov'è lo specchio? Oddio, mi sono dimenticata. Qual era il lato Dior? Questo era Dior, questo era L'Oreal.
bravissimi. Bravi! Stavo dicendo una parolaccia? No! Hashtag YouTube non me freghi!